Abruzzo si trova nella meravigliosa Valle del Sagittario. Storia, arte e natura rendono il paese uno dei più apprezzati della nostra regione e l'omonimo lago le conferisce un tocco magico. Benvenuti a Scanno, siamo a 1050 metri sopra il livello del mare, in uno dei luoghi più suggestivi d'Abruzzo. Viaggiatori, artisti, poeti, fotografi, in molti si sono recati fin qui, richiamati dalle sue bellezze. Tra le sue meraviglie più intriganti c'è questa fontana, chiamata Sarracco, con i suoi due tipici archi. A risaltare subito sono i suoi mascheroni, che nascondono una curiosità. Servivano infatti a far capire il ceto sociale di chi vi veniva a bere. Sul primo, infatti, è raffigurato il re e vi bevevano i nobili maschi. Sul secondo la regina, ed era per le nobili donne. Sul terzo è raffigurato uno zoccolante, ed era destinato ai lavoratori. Nel quarto, infine, un frate cappuccino, e vi bevevano preti e viandanti. Quindi, se passate da qui, occhio a dove bevete. Potrebbe raccontare molto di voi. Scanno è un posto molto particolare, oltre alla lunghissima storia. Attualmente il turista può trovare le grandi bellezze collegate alla conservazione perfetta dell'ambiente, il bellissimo lago, il sentiero del cuore, tutta una serie di tradizioni artigianali che sono ricollegabili alla oreficeria e poi ci sono le tradizioni culinarie della lavorazione dei formaggi e la possibilità di praticare una serie di sport dall'ippica al trekking, alla scalata e sport acquatici per la presenza del lago. La sentite? È Scura Maie, una delle canzoni abruzzesi più conosciute, utilizzata anche da Nino Rota in un film della Bert Müller. Si tratta del lamento di una vedova e ha origini antichissime. Pochi però sanno che questa canzone si è salvata ed è giunta fino a noi grazie ad un incontro avvenuto proprio a Scanno. È il 5 dicembre del 1952 quando a Scanno arriva un americano spettinato con una enorme attrezzatura dietro. Si chiama Alan Lomax e di professione va a caccia di canzoni nei posti più remoti del pianeta. Per intenderci, è grazie a lui che conosciamo il blues. Lomax domanda a tutti da chi possa ascoltare dei canti tradizionali e la risposta è sempre la stessa. Da Giuseppillo, al secolo Giuseppe Gavita, il menestrello di Scanno. E le indicazioni lo portano dritti a una edicola. Giuseppillo infatti alternava al lavoro di giornalaio quello di cantore in matrimoni, battesimi e cerimonie. Era un personaggio unico, amato da tutti per il suo buon umore e per l'amore che aveva per la vita, nonostante avesse una gamba di legno, che divenne però bersaglio della sua pungente ironia. In pochissimo viene attrezzata l'orchestrina. Lomax piazza i microfoni, guarda Giuseppillo per vedere se è pronto, poi preme rec e lì incomincia la magia. Scoramai, scoramai. Giuseppillo inizia a cantare. Dietro di lui una chitarra e un violino. E canta a lungo, come sempre. Lomax è incantato. Grazie a quell'incontro, Scura Maie oggi vanta numerose versioni in molte parti del mondo. Tutto merito di Giuseppillo, il menestrello di Scanno, che donò la sua voce a quell'uomo venuto da lontano. Mi disse che io pulciavo una così bella, la mamma mai mi ha fatto torcinelle.